Una tela preparata per essere dipinta, tubetti di colori sparsi e davanti agli occhi una vallata dove l'azzurro del cielo si fondeva con il bianco del centro storico. È trascorsa così la giornata di domenica 26 maggio tra le vie del centro storico valentiniano. La terza estemporanea di pittura, organizzata dall'associazione Unicom Art con la collaborazione della Fondazione Valentino e del Comune di Castellaneta, ha visto la partecipazione di pittori provenienti da tutta Italia. Il primo classificato, che si è aggiudicato il premio in denaro di 500 euro, è stato Vito Addabbo, che ha presentato alla giuria un dipinto molto particolare, effettuato su un pannello di legno. L'ispirazione mi è venuta già qualche anno fa, quando ho partecipato a un'altra manifestazione di questo genere, e ho rappresentato Santa Maria. Adesso diciamo, ho in testa di realizzare sempre per queste manifestazioni tutte le chiese di Castellaneta, quindi in questo caso ho rappresentato la cattedrale e poi è nato il discorso diciamo, dell'anima, no? Ho rappresentato la nostra terra e insomma, il nostro amore per questa terra. Poi magari per il prossimo evento rappresenterò un'altra chiesa e boh, chissà che idea mi verrà. Insomma. La tecnica qui è mista perché c'è acrilico, foglia oro, ma c'è anche piccola forma di scultura, quindi è un discorso più tridimensionale, scultoreo, anche perché si tratta di un legno e quindi è su tre dimensioni. Dipingere in diretta ha offerto un momento di confronto e di apertura verso la scoperta di nuovi linguaggi altrui.